sei emozionata? Tanto. Guardate, il cuore. Oddio, finché il cuore ce la fa. Come dice la canzone, la dice me. Questa è una diretta tutta per voi, eh. È quella, tra l'altro ricorda anche un po' la melodia, no? All'inizio. Brano clamoroso, scritto da molteplici mani e penne. Il testo è stato scritto dalla stessa Ornella Vanoni che lo rivelò quando fu presentato qua. Nel programma Questo studio nuovo è la prima volta perché ho comunicato appunto che le parole le aveva scritte lei stessa. Per quanto riguarda la musica e anche le parole, fu la collaborazione di Franco Califano, Luciano Berretta, Mino Reitano e Franco Reitano. Ma pazzesco, 1969, stiamo facendo una ricerca se eventualmente avessero avuto l'accortezza all'estero di una potenza emotiva inusitata. Vi è piaciuta? La riascoltiamo per un pezzetto così che familiarizziamo? Perché quando parte veramente, non lo so, sarà veramente il solito effetto un po' da Emily Bronte lì sulle cime tempestose. Col principe azzurro che è scappato con l'amante, però veramente ti si apre il cuore e ti si squarcia in mille pezzi. Senti, senti, se non è vero. Sai, così. C'è una ragione di più per dirti che le cacciabatte che sono. Che vado via. Poi è una storia di tristezza proprio. Mamma mia, la hit del momento, una ragione di più, Ornella Vanoni. Forte, eh? Allora questi sono in... Non sarà bella sta canzone, qualcuno ha qualcosa da dire? Ti sfido, ti sfido. Poi ricantata con Giusy Ferreri, con quel citofono di Giusa Ferreri. Giusa. Giusa? Possiamo anche non respirare, guarda, per stare qua dentro, non è un problema. No, no, non aver paura, guarda, guardala. Allora, Laura riesce ad avere, l'unica donna che dopo che aver visto Mix riesce ad avere un sorriso che le arriva da un'orecchia all'altra. Manco una lametta da barba riesce in questa cosa, è passata tipo fisarmonica. Niente. È il suo desiderio. Brava. Soddisfatta. La cantata Emma Marrone, cioè praticamente la distrutta. No. Esatto. Emma Marrone, vabbè. È marrone. Però Emma Marrone. Allora, siamo da Mix, come vedete. Beh, un po' di emozione c'è. Presa mezza giornata di ferie per poter essere qua e offrirvi lo spettacolo di vedere un po' di radio come viene fatta in diretta. Questi sono gli studi nuovi della radio con quel bellissimo video. Vertiginosa Claudia, tu basta che vieni a Roma, me lo dici e vieni qua. Basta dirlo. Qua me l'hanno chiesto, eh. Sergio Mancinelli. C'è Mixo che sta parlando a voce a ruota libera. Questo era il vecchio studio? No, non è il vecchio studio, questo è ancora il nuovo, scusate. Questo era il vecchio studio. Ecco, Sergio che registra programmi. Vi ho fatto anche vedere Sergio Mancinelli là. E ora torniamo da Mixo, perché lui che sta andando in diretta, eh. Ecco, adesso.
adesso ve lo faccio sentire anche con la voce. Vediamo qualche messaggio riguardo i musical, ma io ancora in testa, sai, non ha ragione mi. E vabbè. Questa settimana veramente vi faremo morire con questo pezzo, perché la hit del momento dovrà uscirvi veramente da tutti i pori. Vent'anni visi il musical Cats, meraviglia delle meraviglie, Lucia. Dove l'hai visto? Mitico, Sette Spose per Sette Fratelli, di cui fu fatto anche un film, che effettivamente è un musical anche il film. Rossana, ciao cara. Robby ci scrive, il musical Rent mi ha insegnato che in un anno ci sono 525.600 minuti. Ah, però, season upload. Beh, è utile. Sì, molto utile. Vabbè, è un'informazione in più. 5.000, no, cosa sta dicendo? Calcola quanti secondi ci sono, dai. Ci sono 6 cifre, 525.600 minuti, appena lì si riesco a leggerlo, ok. Grazie a Gianluca da Como che ricorda che Rocky Horror sta al musical come Chuck Berry sta al rock, ovvero praticamente l'invenzione. Visto dal vivo al mitico il Cinema Messico, quello di Milano che lo trasmette continuamente. Di via Savona a Milano in più una a teatro. Grazie, se volete partecipare, per dirci se vi piace il musical e eventualmente quale vi piace, quale avete visto. 3877-8090 con i messaggi, 342-342-2190 con WhatsApp e la pagina Facebook di Master Possiamo. Proprio che non resistiamo. Ma tu sei il vice direttore, lo sai, no? Magari. Non ti paghiamo, questo lo devi sapere. Non, guarda. Lo sai. Allora, adesso faccio qua una dichiarazione in diretta Facebook. Allora, io appena arrivo in pensione vengo qua a dare supporto gratuito. Va bene? Io mi occupo di tutta sta roba qua, internet, web. Lavoro. Posso dire? Sì, lavoro in IBM. Ormai l'hai quindi, detto, ormai l'hai detto. Quindi, tranquilli. Conto su di voi. Sì, madre di Dio, che bellezza. Portami sti cazzi di Mojo. Ciao. Adesso